100 headlines, making me blind. All of your pleasures, catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know why? Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm all alright. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on. Until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again. Telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk by. Amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni vi dà il benvenuto all'edizione numero 89 targata WWF Civilization. Qui abbiamo ingresso proprio del Mr. Strong Style, l'attuale campione del mondo WWF, Shane Ross, colui che tre settimane fa ha sconfitto niente meno che l'ex direttore Alexander, diventando nuovo campione, sorprendendo un po' tutti, andando contro ogni pronostico. Eccolo qui, Shane Ross, in quella di Summerslam tra un paio di settimane dovrà invece vedersela con il primo sfidante a quella cintura, ovvero Mr. Yes, Antox Reyfor. E sarà sicuramente una bella sfida. Questa sera avremo una face to face a quanto pare tra i due, ma sentiamo prima le parole proprio del campione WWF, Shane Ross, che certo non è qui, non è molto soddisfatto delle recenti critiche che gli sono state assegnate, in quanto insomma i fan non lo, insomma, non lo tifano, non lo supportano come fanno con Antox Reyfor. Ed ora insomma il fatto che dovrà scontrarsi contro questa muraglia di nome Antox Reyfor, beh, è sicuramente un'impresa alquanto ardua. Però i fan dicono che se l'è meritata quella cintura, almeno gran parte. Qui ricordiamo siamo a Colorado Springs, in Colorado, ed ora Shane Ross vuole focalizzarsi dopo qualche minuto passato a parlare delle sue critiche. I fan si fanno sentire, ragazzi, chiaro che sono tutti completamente dalla parte di almeno gran parte dalla parte di Antox Reyfor. E insomma Shane Ross sembra dire ha lavorato davvero duramente per essere qui, per vincere questa cintura, ma alla fine ce l'ho fatta. Tuttavia è consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare nel corso di questi mesi, perché essere il campione significa anche essere il bersaglio di un po' chiunque voglia mettergli appunto un po' di paura. E dunque sarà molto difficile per questo ragazzo, secondo me, anche tenere il titolo a lungo. Staremo a vedere se ce la farà a Summerslam contro Antox Reyfor, il quale non poteva mancare chiaramente. D'altronde questo doveva essere un face to face, e così sarà. Dunque eccolo qui, davvero stratifato, Antox Reyfor, il primo sfidante, ricordiamo, a Summerslam 28 agosto, quando i due si affronteranno in un match one on one, un paglio, il titolo massimo, la loro più importante dell'intera azienda. Chiaramente è più importante, è quello con maggior storia, quello che insomma vorrebbero possedere un po' tutti. Antox Reyfor contro Shane Ross sarà un match inedito, ragazzi. Ora però teniamo il face to face, le parole di risposta di quest'uomo, di Antox Reyfor. Sono molto curioso di vedere come reagirà Reyfor alle parole di Shane Ross.
Sì, i fan comunque almeno 65-70% dalla parte di Antox Reyfor, anche se questo 70% ha grande, nutre grande rispetto nei confronti dell'attuale campione Shane Ross, appunto, il quale adesso ancora prende la parola. Dice che sapeva sarebbe arrivato, l'avrebbe raggiunto sul ring. Dice che sembra un po' rispettarlo, non c'è con lui. E fa quasi una promessa, quella di non perdere poi la cintura in quel di Summerslam. Beh, insomma, vuole giocarsi il tutto per tutto Shane Ross, dovesse battere uno come Antox Reyfor in un periodo così importante. E Reyfor dice, va bene, apprezzo la tua onestà, ma perché ovviamente fare una promessa? Dice che ne ha sentite tutti i colori in questi anni, promette che non perderà, chiaramente. Non Antox Reyfor promette, ovviamente si riferisce a Shane Ross, le parole di Shane Ross, dice, la gente non ha bisogno delle promesse, ha bisogno di vittorie. E comunque tra i due sembra esserci una buona armonia e penso che i due daranno vita a un grande spettacolo nel main event di SummerSlam. Penso main event perché insomma non è che, insomma, avremo altri grandi match, ma non sono all'altezza di questo, secondo me, assolutamente. E Antox Reyfor dice che farà di tutto per distrapparli il titolo. Beh, d'altronde c'è in palio la sua, forse una delle sue ultime chance per vincerlo, quindi. E dice che yes non è soltanto una parola, una semplice parola, ma è un modo di vita, un modo di vivere, ragazzi, è uno stile di vita. Beh, parole importanti, quelle di Antox Reyfor, che ha risposto con i controfiocchi invece a quelle di Shane Ross. Io penso che tra i due ne vedremo delle belle nel corso di queste settimane, chiaramente. Risuona l'attenzione di Antox Reyfor che chiude così il primo segmento dell'episodio attuale, odierno, di Civilization, ragazzi. Torniamo tra pochissimo.
ragazzi, si può partire per il primo match della serata subito. DDT di Apocalypse, l'anno di Rockstone. Ovviamente il match non è titolato, ma è un match inedito tra i due, Rockstone contro Apocalypse, ragazzi, nell'odierna puntata di Civilization. Tra tre settimane circa avremo Summerslam, e a quanto pare ancora non sappiamo chi andrà per il titolo internazionale, che Rockstone ha battuto Tompson nell'ultimo pay per view. Chissà se ci sarà proprio, se ci sarà proprio Apocalypse. Intanto Rockstone evita la mossa del gigantesco energumeno, che da quando è tornato ha fatto molto paura, specialmente a Tompson, battendolo settimana scorsa. Sicuramente Apocalypse deve dimostrare che il fatto di essere stato Whiteberry, insomma, gli abbia insegnato qualcosa. Sono pronto a scommettere che i fan gli daranno molta fiducia questa volta, però deve anche cercare un minimo contatto, un minimo rapporto con il pubblico, cosa che lo ha differenziato da Berni nel corso degli anni. Una Apocalypse che non è mai riuscito poi a vincere titoli massimi, importanti, quindi sicuramente ha la priorità almeno di battere Rockstone e di arrivare magari a un match titolato in quel di SummerSlam, anche se chiaramente ce n'è di strada da fare. Addirittura una stranissima tecnica di sottomissione, siamo all'esterno, Rockstone che è uno dei lottatori migliori, penso che tra i primi 5-6 del ranking di Civilization, è sicuramente un campione meritevole di quella cintura, campione mensale da WrestleMania, quindi pensare un po', quando se non sbaglio ha battuto proprio Gara e Corta, non vorrei dare, eh sì, poi è riuscito a battere Canfuro, è riuscito a battere, sono l'unico che non è sicuro, pensare ha battuto Canfuro. Poi è riuscito a battere Jack Adams, ha battuto Thompson, insomma, ha battuto John Pranzo, ha battuto nomi importanti, insomma, Adams un po' di meno, anche Fiudo, però Fiudo è già noto per la sua fata con Mike Emmett, quindi insomma non è un nome qualsiasi, ecco, un Fiudo che sarà presente alla Royal Rumble, la Royal Rumble da 20 in quel di SummerSlam, per determinare il cui vincitore appunto sceglierà il proprio futuro, quindi mi sarà un po' che scelta sarà una scelta molto molto importante per eventuali vincitori. Appunto, non so se Apocalypse e Rockstone saranno della contesa, saremo a vedere. Intanto schieramento 1 2, niente da fare, solo due, però bella spinebuster, bel colpo quello rimediato da Rockstone, dalla povera schiena del campione internazionale, che oggi ricordiamo di nuovo non difenderà il suo titolo contro Apocalypse. Chiaramente altri match della serata vedranno Kimberly Jason contro Karen Blake, continua ancora questa fase da Karen Blake, che infatti questa sera verrà determinata la prima sfidante titolo femminile. Poi vedremo il match tra Alexander e Antox Reyfor, un match secondo me sulla carta pazzesco, già l'abbiamo visto a Money in the Bank, sarà un grande main event quello. Poi avremo i Public Enemies contro Iron Machines con in palio la number of contendership. Ricordiamo che la settimana scorsa i Public Enemies hanno perso il loro match contro Iron Machines, ora però un rematch proprio per la number of contendership, sarà un match molto importante per entrambe le squadre per arrivare a SummerSlam chiaramente. E poi il main event che vedrà Max Cougar chiaramente contro l'attuale campione WWF Sean Ross, che deve dimostrare al Reyfor di saper e di poter battere uno come Cougar. Beh, se dovesse batterlo andrebbe a SummerSlam con il vento in poppa sicuramente, però sappiamo benissimo che poi non si calcolano, cioè le vittorie non si calcolano così, perché può magari battere Cougar e perdere contro Reyfor. Attenzione però qui, tortellizzo da parte di Rockstone, ha messo una pietra significativa in questo match Rockstone. Attenzione, 1 2 3, Apocalypse con un kick out in extremis si salva. E beh ragazzi, d'altronde Apocalypse non è venuto qui per curare le biciclette. Oh, Mongolian Chop, è davvero forte questo, questo è un energumeno, uno di quelli che non lascia nulla al caso ragazzi. Attenzione, Airship, il campione internazionale che è rimasto un po' sbigottito dalla strabordanza di Apocalypse, che qua veramente gli rende Pumper Fogaccia con questo Conan Crossbody. Allucinante la potenza fisica di Apocalypse, secondo me neanche, a lui neanche serviva quella maschera di Whiteberry, ha fatto questa messa in scena, però se no è meglio così, dai. E poi attenzione ancora, mamma mia ragazzi, la schiena di Rockstone fa crack, se dovesse prenderlo per la sua vicious driver veramente potrebbe annichilirlo.
Oh, attenzione intanto! Serie di colpi di Rockstone, che lo mette giù. Rockstone molto caotico in questo match, però. Ora attenzione, Big Swing forse. Forse Big Swing, attenzione! E la posizione è quella. È però poco di distanza, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, quasi 8, 8, diciamo 8 giri per il Big Swing del campione, per il nuovo schermito. 1, 2, mamma mia, Apocalypse qui. Un altro kick out in extremis. Sono al Cesarini, però è un grande Roxon questo, ragazzi. Apocalypse a volte boccheggia, a volte ho un po' faticato, però è sempre nel match, cioè non lo vedo mai troppo, cioè a parte dopo il Big Swing, dopo forse la Dirty Deeds, però non ho mai visto così in difficoltà, ecco. Chiaramente devi mettere a segno modali importanti. Già messo a segno un back crossbody all'angolo, che secondo me sta facendo in parte la differenza. Il suo Roxon lo vedo avere dei problemi a livello del diaframma, quindi insomma la mossa ha colpito proprio da quella nella zona toracica. Intanto serve i colpi di Roxon, che dovrebbe andare a segno con la stunner. Chiaramente a questo punto del match dovrebbe essere la mossa finale, risolutiva, appunto, la mossa che potrebbe chiudere i giochi. Però c'è ancora di strada da fare. Il match sembra ancora ben lungi al terminare. Oh, colpo all'addome di Apocalypse. Apocalypse viene ancora anticipato dalla velocità di esecuzione di Roxon. Però attenzione, di nuovo bravo Roxon qui con una comitata a vincolarsi. Poi Aruship all'angolo. Roxon va a segno con una serie di shoulder block e poi una sgrassone nella zona della colonna vertebrale. Roxon sa come e dove colpire. E attenzione, perché a poco sembra essersi parzialmente fortunato alla testa, alla fronte. Quindi la zona scoperta. Attenzione, di ritenenza ancora! Ma Apocalypse evita tutto! Qui troppo prevedibile Roxon. Non puoi seguire di nuovo queste tecniche con Apocalypse. Che fa qui Apocalypse? Attenzione, perché quando fa così Apocalypse diventa terrificante. Mamma mia, la serie di testate allucinanti! Pro con la fronte sporca di sangue. Quattro che infezioni per Roxon, ragazzi. Mamma mia, la va a prendere! No! Roxon arriva tutta un'altra headbutt! Ma forza! Di nuovo! Mamma mia, ragazzi, allucinante! C'è lo schieramento! Uno! Due! Oh! Mamma mia, Roxon qua si è salvato! Ma questa Apocalypse con quella testa fa dannatamente male! Ora per Roxon la vedo molto male, ragazzi! E attenzione, perché Apocalypse qui vuole chiudere. Non ci credo, vuole già chiudere. Vuole già chiudere con la Vicious Driver. Vicious Driver, attenzione, sì, no! Mamma mia, ragazzi, che impatto. Che impatto terrificante qui per Roxon. Per il campione internazionale, che sembra quasi aver perso i sensi. Attenzione, c'è lo schieramento qui. Uno, due, e tre, no! No, Roxon non è il primo che ti capita a tiro. Roxon è davvero un grande campione, lo sta dimostrando anche questa sera, anche se il tiro non è in palio. Potrei, attenzione! Oh mio Dio! Che fa qui? Che fa qui? Che può fare qui Apocalypse? Oh mio Dio! Mamma mia! Argentine Backbreaker, qui gli ha rotto la schiena. E qua Apocalypse può davvero chiudere i giochi, infatti si salta come non mai. Aspetta un attimo, e poi braccio teso! Di nuovo! Mamma mia, Ariship all'angolo, è un colpo con l'anca e poi arriverà il crossbody. Mamma mia, lo ha travolto. Stavolta per Roxon non c'è nulla da fare. C'è lo schieramento. 1, 2 e 3, incredibile! Apocalypse devasta il campione internazionale Roxon. Il tiro non è in palio. Però Roxon è stato schienato in maniera pulita dopo tanti mesi di vittorie. Roxon decade. Questa Apocalypse è davvero troppo forte anche per lui, ragazzi. È stato un gran bel incontro tra i due, ma sicuramente tra i due non sembra essere, secondo me non è finita qui. Potrebbe continuare nel corso di queste settimane questa faida. Tra poco assisteremo al match pallevole per la nuova contendership al titolo femminile in quel di Summerslam. Debra Barton potrebbe difenderlo o di nuovo contro la Grand Blake o contro Kimberly Jason. Beh, la dirigenza punta molto sulla Blake, so che mi dà un'altra chance di essere un pay-per-view.
qui vediamo proprio le mosse definitive, le mosse che hanno lasciato il segno, quel crossbody, mamma mia ragazzi, lo ha travolto con un treno, mamma mia, davvero devastante. Apocalypse in queste circostanze fa davvero la differenza. Questo, attenzione, c'è Tompson, non ci credo, Tompson va a credere Apocalypse, e questo è un chiaro messaggio ragazzi, mamma mia ragazzi, voltiamo pagina, perché tra poco Kimberly Jason affronterà Karen Bake. Contendership on the line tra la Blake e la Jason, ovviamente Kimberly Jason c'è chiaramente un match importante questo, che da tanto tempo che non è ai vertici della federazione. D'altra parte però ha Debra Barton al suo fianco, una Debra che vorrebbe veder vincitrice proprio la Jason. Beh, se fossi in Debra Barton punterei appunto sulla Jason, quanto la Jason non è a livello se non della Blake. La Blake ha dimostrato davvero grande carattere nelle ultime settimane, però è stata sconfitta, però ha lottato molto bene contro Debra Barton nell'ultimo pay per view a Night of Champions. Quindi ragazzi, vedremo delle belle questa sera. Sì, la Jason non ci sta ovviamente a perdere l'incontro, anche se la Blake mi sembra avere forse qualcosa in più per sconfiggere la Jason. Ricordiamo altri match di questa serata: avremo Alexandra contro Reyfor, Public Enemies contro Air Machines, in quel caso sarà un rematch valevole per il Number Contendership a titolo di coppia chiaramente, e poi Max Cougar affronterà Shane Ross nel main event della serata di Sensation qui a Colorado Springs. Intanto Sandy Clinch, il match è molto lento tra le due, chiaramente non possiamo aspettarci manovre una certa portata, so che comunque Kimberly Jason, luttatrice che migliora tecnicamente davvero negli ultimi anni davvero in maniera importante. Trela Blake è una che a volte tira fuori manovre improvvise, ma poi durante il match non è che domina sempre. Intanto però la Jason sta facendo secondo me anche troppo. Infatti finalmente la Blake va all'attacco, niente da fare, molto brava Kimberly. Allora la Blake esce dal ring, una Jason che l'aspetta, rientra adesso e la va a colpire con uno sganassone, ma ancora la Jason, questo jawbreaker è via il tutto. E dall'altra parte abbiamo visto anche Carmine Crocs, fa da manager ovviamente alla sua ragazza Karen Blake. Ora c'è una serie di contromosse da parte dell'altra Blake qui, però si carica sulle spalle la Jason, Summon Driver, poi prima mossa incisiva del match questa, è molto brava qui
Remdeka, che poi la segna con questo low dropkick, dropkick basso, tutto sul grugno. A Jason però sfrutta le sue tecniche di sorpresa. Qui c'era la shark sweep però di Karen Blake, che però insomma dimostra sempre di essere un passo avanti. Poi leg drop, beh sicuramente meglio la Blake. Jason un po' troppo tecnica, troppo perfettina. Attenzione però qui, oh la va a prendere, è Alabama Slam, Alabama Slam con Debra Barton che aveva stava dividendo, che stava, che ha sorpreso Karen Blake, l'ha distratta. Kimberly Jason sfrutta ovviamente le numerose interferenze di Debra, la campionessa. Io penso che Karen Blake in un modo o nell'altro riuscirà di nuovo a avere un altro title match, qui intanto Diva Buster. Questa sì che è una mossa che potrebbe lasciare il segno. Carmen Cross qui deve farsi vedere assolutamente. Attenzione, X-Factor intanto si fa vedere adesso, e fa bene perché Karen Blake poteva essere schienata. Dopo l'X-Factor Kimberly Jason deve mollare tutto. Cross intanto ha fatto il suo e Karen Blake lo deve assolutamente ringraziare, un po' come Kimberly Jason dovrebbe ringraziare l'interferenza precedente di Debra Barton. Beh, se Kimberly Jason dovesse diventare la prima sfidante non penso la ringrazierebbe, però saremo a vedere. Qui intanto Kimberly vuole chiudere. Attenzione, forse con la Jason Cushion. Vediamo, no, se la carica. Il rack attack. Il suo backbreaker. Una mossa che utilizza raramente. E qui Crocs si dispera. Che. Insomma, vediamo se interviene ancora. C'è lo schienamento. Uno, due, e non c'è il tre. Incredibile. La Blake è ancora in gioco. È chiaramente la voglia di andare di nuovo, specialmente per più come Summerslam, no? Per uno dei Big Four, andare in un match così prestigioso sarebbe fondamentale per la Blake. Kimberly allontana, spazza via la Blake e ancora va a colpire con un colpo d'avambraccio. Poi questa mossa stranissima, presa a braccio, Sam Stretch. Poi attenzione! Ma la Blake non è lì a crollare le biciclette, infatti ti do il Power Slam! Ed ora forse vuole chiudere. Vediamo se è una buona idea quella con la Blake's Dream. Eh sì, dirà negli occhi, Blake's Dream! Attenzione Debra Barton però, qui poteva schienarla, qui ci stava lo schieramento. Ma Debra Barton fa bene la guardia, impedisce a Karen Blake di concentrarsi sulla sua diretta avversaria. Kimberly però mi sembra molto affaticata. Vediamo se Blake ne approfitta in qualche modo. Ma Kimberly che però non ha approfittato dell'enorme distrazione di Debra Barton. C'è lo schienamento adesso. Uno, due. Oh, attenzione! Mi aspettavo un piccato partecipato, invece prova l'ultimo. La Jason se ne è liberata. Adesso è Crocs che però si fa vedere. E attenzione perché siamo forse pronti all'Eye of the Hurricane. È una delle sue tecniche migliori questa. La Karen Blake ha molte manovre. Poi Extreme Leg Drop. Mamma mia ragazzi, questa pensa l'abbia rubata a Steph Andrew, questa mossa. Però attenzione a Kimberly, il match è molto combattuto. Attenzione, Crocs ora si fa vedere anche egli. Si sta facendo perdere la Trebisonda alla violetta della WWF, perde la sua concentrazione. La Blake alle spalle, attenzione, infatti la va a prendere. Airship all'angolo, vediamo cosa intenzione di fare la Blake. Sì, il suo facebuster dritto all'angolo, trambango facebuster. Questa è una tecnica che potrebbe portare a vittoria. C'è Debra Barton, ancora distrae l'arbitro. Attenzione, infatti Blake deve annullare la presa per lo schieramento. Match prosegue, Abbe dovrebbe espellere qualcuno. Attenzione, vediamo al momento per chiudere. La Blake vuole di nuovo puntare su Blake's Dream. E di nuovo va a segno, di nuovo va a segno con la sua mossa migliore. Stavolta se Debra non interviene, Karen Blake vince. C'è lo schieramento. Uno, due e tre, incredibile. Debra Barton non si accorge della Blake's Dream a quanto pare. E Karen Blake va dritta a SummerSlam proprio contro Debra Barton. Fanna
non sembrano molto felici però di questa vittoria di Karen Lega. Speravano un trionfo di Karen Lega e Jason, ma staremo a vedere, forse perché la Blake non è tra le più simpatiche, diciamo la verità. È una grande vittoria dunque a SummerSlam, ha ufficializzato il match tra Karen Blake e l'attuale campionessa Deborah Barton, un rematch praticamente da Night of Champions. Eh sì ragazzi, tra poco assisteremo invece al confronto 1-1 che vedrà Alexander, l'ex campione WWF, contro il primo sfidante al titolo WWF, ovvero Antox Reyfor. Un rematch da Money in the Bank ragazzi, sarà molto curioso vedere i due a confronto. Però andiamo a altri match: The Public Enemies contro Iron Machines, rematch valibile per la number of contendership. I vincitori affronteranno la Emmetland, Mike Emmett e Lester Bratt in quella di SummerSlam. Poi viene mette Shane Ross, il campione WWF, contro Cougar, ovviamente in un match non titolato, ma attenzione perché a quanto pare il match tra Alexander e Cougar in quella di SummerSlam ci sarà un match appunto tra Alexander e Max Cougar, e sarà penso valevole per la number of contendership. Non è stata ufficializzata questa cosa, ma molto probabilmente sarà valevole per la number of contendership a titolo WWF in quel di nuovo out. Siamo pronti per il terz'ultimo match di questa serata, Alexander contro Reyfor. Subito Alexander va all'assalto con questo spinning kick. Ah, sicuramente i due si conoscono, però sono sempre curioso di capire se Antox Reyfor possa davvero meritare una title shot. Ha vinto un Fatal 4-Way molto strano, devo dire la verità. Però deve dimostrare a Shane Ross e a tutti quanti di essere prontissimo. E Alexander allo stesso tempo deve dimostrare a Max Cougar di poter battere uno come Reyfor di nuovo. Perché la vittoria in quel momento di Mac non è stata soltanto un caso. Forse è stata l'unica vittoria di Alexander pulita da quando ha vinto il titolo. Però ha perso veramente contro Shane Ross 3 settimane fa. Ora chin lock di Alexander su Reyfor.
un Reyfor che non ha iniziato affatto bene la contesa. Questo è l'ultimo match di questa prima parte di show, chiaramente un Reyfor che respinge l'assalto, ma Alexander se la mette sul piano della dello stile rissoso. La rissa sempre un vantaggio, infatti deve utilizzare le sue manovre tecniche Reyfor con un bellissimo dropkick altissimo poi per mettere giù una montagna ormai Alexander. Poi John Breger però di quest'ultimo che prende ancora il vantaggio, non spin in l'aria, seguito alla perfezione. Eh sì, Alexandra con questi colpi è davvero forte ragazzi. Reyfor ricorre alla sua manovra tecnica con questo neckbreaker rapidissimo. Sì, Reyfor non ha un arsenale vastissimo, no? Come si potrebbe pensare. Però manovre improvvise, quelle finali poi sono improvvise, quindi come gli S-Lock, come il Dragon Shot che possono fare la differenza. Alexandra resistono a ben due Dragon Shot in quella di Money in the Bank, lo ricorderete. Poi ancora qui Reyfor di nuovo dropkick, utilizza le sue manovre elastiche, le sue manovre rapide per contrastare la montagna di nuovo Alexander. Poi lo va a prendere e poi bellissimo questo questo inverted DDT. Poi ancora Alexander è dal tutto, va a prendere le spalle, Reyfor non mi sembra abbia un'ottima difesa qua, infatti backdrop. Beh, sarà diverso il match con Sherross, Sherross piccoletto, ovviamente meno fisicato, quindi le manovre saranno anche più facili esecuzioni per Reyfor. Questo match è non facile per il primo sfidante chiaramente, però deve dimostrare la sua validità, il suo valore, assolutamente. Qui intanto attenzione agli yes kick di Reyfor. Reyfor anche questi calci che sicuramente possono fare la differenza contro Rossa, perché Rossa dal punto di vista della torace, del petto, non è il massimo, ma se lo colpisci sempre lì può fare la differenza Reyfor. C'è lo schieramento intanto, 1, 2 e through Reyfor, scusate, Alexander si salva, ma sicuramente un'ottima prova adesso di Reyfor, che secondo me non sta ancora dimostrando di meritare la numero contendership, ma che lo dimostrerebbe soltanto in caso di vittoria, quindi attendiamoci una vittoria, perché io punto su di lui, tutto su di lui. Non può perdere oggi veramente, ma magari può perdere un match di coppia, però contro Alexander non può perdere. Oh attenzione, Dragon Shot, forse Dragon Shot, non ci credo da nulla. 1, 2, 3, no, mamma mia ragazzi, che rischio. Non ha preso benissimo con il Dragon Shot, con il D-Plus, però ci è andato vicinissimo. Se ne segue un altro, stavolta vince ragazzi, incredibile Reyfor, da nulla il D-Plus, il suo Dragon Shot. Alexander ora lo vedo messo malissimo, ancora non next snap. Un Reyfor straordinario adesso, con una serie di manovre una dopo una dietro l'altra, e poi dal paletto passaggio, mamma mia questo colpo con le nocche. Però Alexander è sempre lì, Alexander è difficilissimo da mettere giù, lo sappiamo. E attenzione neutralizer, aia aia aia, qua penso che il match possa andare in game over. Alexander ha messo a segno una delle sue tipiche manovre finali. 1, 2 e non c'è 3 neanche stavolta, perché Reyfor sbarra la strada. È chiaro che Reyfor anche non può permettersi di perdere dopo una sola neutralizer. Poi Airship, attenzione a queste rincorse che possono favorire il campione e il prospirante, invece no, un pugno diretto incredibile. 1, 2, mamma mia qui Reyfor cosa ha tirato fuori dal cilindro Reyfor, ma anche Alexander straordinario. Se il match forse non durerà tantissimo, però ragazzi stanno dimostrando davvero di saperci fare. Attenzione perché qui si potrebbe attaccare le corde, sì, si attacca le corde, no, 1, 2 e 3, non ci credo, no, l'arbitro l'ha visto, sì, perché Reyfor non si era liberato, mi sembra, l'arbitro l'ha visto, e qui Reyfor stava anche abbastanza fortunato, la non svista dell'arbitro per il mancato errore del direttore di gara, che poteva costare caro solamente a Reyfor. Alexandra qui però si concentra sul suo avversario, fa un calcio in dritta all'addome,
Uriazza si sta un po' troppo giocherellando con Antox Reyfor, non ti puoi permettere queste cose. Eh no, Alexander non sa più che pesci prendere, ovviamente dovrebbe tentare le sue migliori manovre veramente. Eh sì, l'accordo rec ad esempio potrebbe fare la differenza, però una serie di gomitate qui di Reyfor, con Alexander che è stravolto! E stavolta è pieno il Drago Shot! E stavolta c'è 1, 2 e 3! Beh, è stata una grande performance da parte di entrambi, ma Reyfor ha dimostrato che alla fine è lui meritevole del posto, del ruolo di primo sfidante al titolo di campione della WWEF di Cielo Rossa in quel di Summerslam. Eh sì, è stata davvero una bella contesa tra i due. Noi torniamo tra pochissimo, ragazzi, per il match parevole per Number of Contendership, il titolo di coppia in quel di Summerslam tra i Public Enemies e le Roman Machines, e poi il main event tra Max Cougar e Cielo Rossa. But if I did, I'd put these two back in the ring ASAP.